La mia passione per il canto è iniziata in realtà quando ero molto piccola, nel coro delle Voci Bianche, e poi è proseguita ma per vie un po' traverse, nel senso che non sono passata per il conservatorio subito, ma sono stata una cantante jazz. E poi dopo ho scoperto questo mondo dei leader, per caso ho proprio scoperto i primi leader di Schubert, me ne sono innamorata e ho deciso di studiare questo. Il primo fra tutti è sicuramente Dietrich Fischer-Dieskau, a lui ovviamente mi ispiro tecnicamente, ma anche espressivamente, anche per quanto riguarda il veicolare la parola, perché lo considero un artista eccezionale anche professionalmente. Allora, dicendo questo, probabilmente mi attirerò le ire di tanti. Ma in realtà io penso che sia una convivenza facilissima, nel senso che prima di tutto va bene che siamo cantanti, ma prima di tutto viene la parola, il messaggio che bisogna veicolare. Quindi dopo arriva lo scavalcamento dell'ostacolo tecnico. Sono molto legata a questo progetto perché mi ha un po' visto crescere come interprete e anche tecnicamente mi ha vista crescere. Quindi devo dire che all'inizio, per anche motivi tecnici ovvi, è stato un po' difficile questo approccio con Schubert. Quindi è un progetto che mi ha sempre coinvolta tanto e adesso anche molto di più man mano che gli anni passano, e quindi sono molto grata sia all'Unione Musicale, a Eric Battaglia che è il coordinatore, e anche ovviamente a Schubert. Sì, mi sento legata a lui, così come mi sento legata a tantissimi altri compositori. Logicamente ogni cantante ha i suoi compositori con cui trova più affinità, anche vocale. Devo dire che è stato un po' difficile, perché non essere in una sala da concerto, quindi essere semplicemente in una stanza in cui l'acustica è quello che è, e l'acustica è molto importante, soprattutto per un cantante. Per tutti ovviamente, ma per un cantante cambia veramente tanto, e anche il fatto di non avere un pubblico davanti è stato un pochino destabilizzante. Nonostante la giovane età, io devo schierarmi con la cosiddetta vecchia scuola, perché ritengo che la musica sia qualcosa di molto fisico, per cui per me il concerto, ad esempio, ha veramente senso se c'è qualcuno ad ascoltare. Ma allora, ho riflettuto tanto in questi mesi di reclusione su cosa potrebbe un po' servire alle persone, e io consiglierei, per chi non lo conosce, è già molto famoso, però magari qualcuno ancora non è arrivato ancora a tutti, la Rapsodia per contralto di Brahms per questo periodo. Forse questa cosa può aiutarci a respirare ancora un po' di più.